Queue starts from here. Queue starts from here. These are outside people. Take them out. Push. Don't push. Don't push. Like this, bro. Put your hand like this. Hold like this. Don't push. Bro, hold like this. Just make a chain. Make a chain. Don't break a chain. Make a. Faisal. 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 Don't let anyone inside. You are on the second one. Buongiorno da Dubai, mi trovo al 71esimo piano, alla Sky Lobby dell'SLS Hotel & Residence Dubai Business Bay. Guardate che vista meravigliosa che c'è. Alle mie spalle, downtown, naturalmente il Burj Khalifa, meraviglioso. Sono circa le 9 di mattina, incomincia già a fare caldo, assolutamente. Allora, cosa sono quelle scene di ordinaria follia che vi ho messo a inizio video? C'è stato un lancio di un progetto immobiliare, il Porto della Mer, del costruttore Meras, che adesso fa parte del gruppo Dubai Holding. Il Porto della Mer è naturalmente diviso in fasi, questa credo che sia l'ultima fase del progetto, in un momento di mercato molto caldo, come adesso è Dubai, che il mercato, lo sapete, è riesploso a partire da dicembre. Avete visto che razza di manicomio che si è creato. Ma allora, visto che mi è arrivata qualche richiesta a titolo proprio di curiosità, vi spiego come funzionano questi lanci, ok? Così anche per capire le differenze che ci sono naturalmente con l'Italia, ma vorrei dire con qualsiasi altro posto al mondo, perché a me non credo di aver mai sentito o mai visto scene di questo tipo, se non qualcosa in Cina forse mi è stato riferito. Ok, quindi tutta quella colonna di gente chi erano sostanzialmente e cosa facevano lì? Allora, questo lancio di questo di quest'ultima fase di questo progetto è avvenuto in una arena, in questo caso era la Coca-Cola Arena, che si trova al City Walk, che è vicino a downtown, e praticamente bisognava essere alle 9 di mattina, essere presenti all'apertura delle porte. Ma la coda, cioè la gente, ha iniziato ad arrivare lì la sera prima, naturalmente per prendere posto, quindi per prendere posizione proprio, questa è la verità, per prendere i token, un po' come quando uno va dal macellaio e prende il token, il numeretto. È incredibile, ma è così. Come ripeto, in un momento di boom di mercato come adesso, avete visto che razza di colonna che c'era. Ma chi sono tutte quelle persone in realtà che avete visto essere più o meno indiani e pakistani? Faccio fatica a trovare un termine da tradurre per il mercato italiano. Potrei dire factotum, non lo so, qui a Dubai mi viene in mente solo una parola, schiavi, questa è la verità. Stanno lì, si fanno tutta la notte, sostanzialmente fanno le veci di qualche broker o di qualche real estate company. Quindi stanno lì esclusivamente per prendere posto e per avere accesso, per avere diritto alle migliori posizioni e i migliori token. Al mattino generalmente avviene il cambio della guardia, quindi arrivano i broker, qualche volta i clienti, e a dare il cambio a questi poveracci che sostanzialmente sono hanno fatto il loro servizio nella notte. Quando poi le porte vengono aperte, si entra chiaramente per posizione, si deve avere copia del passaporto e, attenzione, libretto degli assegni. Questi non sono eventi per curiosi, non si viene a curiosare, non si va a curiosare, si va a comprare, anzi dirò di più, a cercare di comprare. Poi, per chiarire ulteriormente le procedure, non si va con l'idea di comprare, ma diciamo
mi tengo l'assegno in tasca, vedo se c'è qualcosa di carino, lo compro. No, non funziona così. Bisogna avere studiato il progetto prima, o perlomeno avere studiato quello che ci è dato permesso di conoscere prima, perché molte volte in questi nuovi lanci non si hanno le informazioni a 360 gradi. Si sa che verranno lanciati delle determinate unità con una, addirittura una fascia di prezzo non prestabilita, quindi a partire da, per esempio, one bedroom, i bilocali in Italia, a partire da 1 milione di dirham, faccio una cifra a caso. Quindi, in base poi ad eventuali piantine, le persone che fanno la coda, al 99% dei casi, sanno già cosa vogliono prendere, quali unità, e sono pronte a fare un'offerta di prenotazione senza sapere tuttavia il prezzo preciso, quindi a partire da. È incredibile? Forse sì. Però in momenti di mercato così caldi avviene che le unità, molte unità vengano prenotate e che poi vengano anche flippate, diciamo, rivendute nel giro di pochissimo tempo. Allora, io a questo evento non c'ero, vi lo spiego subito, intanto perché è iniziato un gran caldo. Seconda cosa, perché queste tipologie di eventi non fanno per me, onestamente non fanno neanche per la tipologia di clientela italiana. Certi costruttori creano ad hoc questo tipo di eventi per creare, le pompano, diciamo, anche a livello di marketing, per creare delle aspettative incredibili. Questo va bene per loro, però non ritengo che siano comportamenti professionali e a me non interessano. Addirittura recentemente alcune agenzie grosse hanno boicottato questo tipo di eventi. Perché posso dirvi per esperienza personale che ero ad un evento precedente, sempre dello stesso costruttore, e si sono verificate delle scene allucinanti, anche spiacevoli. Io ero con un cliente, tra l'altro, ma poi alla fine si stava anche quasi litigando con degli indiani che erano lì presenti, e tutte situazioni di tensione, di nervosismo create ad arte alla fine dal costruttore. Insomma, concludendo, è giusto sapere che ci sono questo tipo di situazioni a Dubai, però sconsiglio vivamente di partecipare, di andare a questo tipo di eventi. Diciamo che per investire a Dubai ci sono tante altre possibilità, in maniera anche più tranquilla si possono fare tante cose di maniera più professionale. Ok, un saluto da Dubai, mi raccomando, cliccate sulla campanella per le notifiche e iscrivetevi al canale, posto all'incirca un video a settimana. Se volete contattarmi, andate sul mio sito internet www.dubaiassetstrategy.com, compilate il form e scrivetemi. A presto!